sono passati 8 anni, ma è come successo ieri, come fosse successo ieri. Ci sono ancora i segni, vedi, non ho mai avuto il coraggio di cancellarli. I segni dei proiettili sono ancora incisi, indelebili, sul muro. Graziano Stacchi ogni giorno li osserva. Eccolo, dice, ce n'è anche uno sulla colonna del distributore. Il 3 febbraio di 8 anni fa, 5 banditi armati di Kalashnikov fecero irruzione nella gioielleria Zancan di Ponte di Nanto, proprio accanto alla stazione di servizio gestita da Stacchio. Furono attimi di puro terrore. Per difendere la commessa della gioielleria, minacciata dai malviventi, il benzinaio esplose con il suo fucile un colpo in aria. Ma i banditi cominciarono a sparare ad altezza d'uomo. Stacchio, per difendersi e per proteggere l'amico Zancan, anche lui attaccato dai ladri, rispose al fuoco e ferì a morte uno di loro, Albano Cassol. Noi abbiamo persone in giro per le strade che delle abitudini sono diventate una carriera. Quel ragazzo lì, che aveva 42 anni, che io lo considero la prima vittima, secondo me. Lo Stato è la seconda vittima, poi ci sono io, ma non doveva essere lì con un corpetto antiproiettile e un fucile di mano, non doveva essere lì. Uno dei 5 complici della rapina, Oriano Derlesi, ha quasi finito di scontare la sua condanna in carcere. Ho paura per la mia famiglia, confessa il gioielliere Robertino Zancan. Cerco di mascherare le preoccupazioni per proteggere i miei cari, ma sapere che questo delinquente sta per uscire dal carcere non mi fa vivere serenamente. Dopo la tentata rapina, sia Zancan che Stacchio hanno ricevuto più volte minacce di morte. Il benzinaio dice di non avere paura perché i banditi, dice, sono in debito con lui. Lui lo sa che li ho lasciati andare, perché quando erano dentro la macchina, erano in 5, potevo spararli addosso, ma non l'ho fatto. Lui lo sa questo.